E la prima donna, maresciallo comandante di stazione dei Carabinieri in Trentino, comincerà il suo incarico a inizio anno in Val di Fiemme. È stata presentata oggi durante il bilancio di fine anno dell'arma. Preoccupante il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. I servizi di Micol Pieretti. 31 anni, sicura di sé, anche se dice non ha ancora confidenza con le telecamere. Dal 1 gennaio 2016 il maresciallo Paolo Maddalozzo farà in qualche modo la storia dell'Arma del Trentino. È infatti la prima donna nominata alla guida di una stazione dei carabinieri in provincia. A lei lo scettro della caserma di Molina di Fiemme, dove prenderà il posto del luogotenente Vincenzo Diglio. E dopo essere stata in organico a Cavalese e in precedenza anche a Vigo di Fassa e Canazei. Nata nel Bellunese, il giovane maresciallo è nata e cresciuta in caserma, figlia d'arte e d'arma di comandante di stazione ed è istruttore militare di sci. Pensa che le donne lo facciano meglio? Semmai con più tatto e sensibilità. Per tutti questi problemi sulle violenze sulle donne, tutto, c'è una sensibilità diversa probabilmente. Non che l'uomo non sia in grado di affrontare, però la donna magari riesce a vedere una cosa in più che l'uomo non riesce a cogliere. Ci vorrebbero più donne carabiniere, aggiunge, soprattutto nelle valli e nei piccoli paesi. Ad oggi sono soltanto una quindicina le donne che militano nell'arma in Trentino.